che più si spinge su un'idea di economia in cui i soldi si mettono in nuovi vani, ma i nuovi vani non si vendono e non si affittano, beh, più si fa così, più l'edilizia va in crisi perché si crea un'enorme bolla speculativa che poi inciderà anche sulle case nostre, quelle che magari ci siamo costruiti con tanta fatica nella nostra vita e poi calano di valore perché esplode la cosiddetta bolla immobiliare. I prezzi salgono, 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 poi a un certo punto nessuno compra più, nessuno riesce più ad affittare e quindi crollano tutti i prezzi. Quindi l'azione di speculazione di pochi incide anche sulla nostra abitazione, sul valore di quello che molti italiani hanno come di più caro, la casa. Perché vi dico questo? Perché in queste politiche ci viene in aiuto molto spesso la matematica. Non è una questione legata ad essere di destra, di centro, di sinistra, del Movimento 5 Stelle. Qui ci viene in aiuto la matematica. Se noi oggi investiamo soldi in nuove abitazioni, creiamo poche centinaia di posti di lavoro. Se investiamo 1 miliardo in ristrutturazione dell'esistente, creiamo 17.000 posti di lavoro. E ristrutturazione non significa ristrutturare il colore della facciata della nostra casa, significa abbassare i consumi della nostra casa. Lo Stato deve finanziare le famiglie italiane nei prossimi 10 anni perché le famiglie italiane possano coibentare la propria casa, sostituire gli infissi, sostituire il piano cottura, sostituire tutti quegli strumenti che abbiamo che ci fanno consumare molto in quelli che sono i costi fissi della famiglia. Se abbassiamo i costi fissi, sbloccate risorse, non ve lo devo dire io, che magari iniziate a spendere e se iniziate a spenderle iniziate a far sviluppare sempre di più l'economia. Ma per sbloccare queste risorse voi non avete i capitali per fare le ristrutturazioni delle case. Abbiamo bisogno di quello strumento che si chiama Ecobonus, che oggi esiste, ma è finanziato pochissimo e quindi pochi riescono ad accedervi, finisce subito. Invece abbiamo bisogno di mettere tanti soldi lì, perché da un lato aiutiamo le famiglie ad abbassare i costi fissi, dall'altro rilanciamo l'edilizia e comincia di nuovo il mercato occupazionale in quel settore, che è fermo troppo al palo. So di essere in una zona, la Brianza, che è una zona ricca dal punto di vista delle strutture di impresa, dal punto di vista dello sviluppo delle imprese. Poi, ovviamente, come il mercato delle imprese, anche voi avete subito un duro contraccolpo, però adesso vi dicono che le cose vanno meglio, dicono a tutti che le cose vanno meglio e guai se dici che le cose non vanno più bene, perché se dici che le cose non vanno più bene, sei un gufo e quindi non devi parlare, fai parte di quelli che vogliono il male dell'Italia. Il 2015 è stato un po' l'anno dell'epopea di questa dittatura dell'ottimismo, in cui tutte le cose dovevano andare bene, guai se dicevi che andavano male. Peccato che però, proprio nel 2015, sono andati via dall'Italia 100.000 italiani, è scomparsa una città come Bolzano. E guardate, vi dico questo, lo dico anche in un momento drammatico del nostro paese. Non gliene frega niente a nessuno, non gliene è fregato niente a nessuno di quei 100.000 italiani, di cui 50.000 giovani che se ne sono andati all'estero. E allo stesso tempo, giusto perché siccome parliamo di emigrazione, si parla di immigrazione, invece dell'immigrazione, che dovrebbe interessarci per il dramma umano, interessa molto a tanti settori della politica e dell'economia, perché vale, perché ogni immigrato che arriva costa 38 euro al giorno. Che non va all'immigrato, finisce in una cooperativa, finisce in una società. Sapete quante di queste cooperative e società stanno facendo il tifo per gli austriaci perché chiudano veramente il Brennero? Più ne restano qui, più ci lucrano. E in questo momento, se noi veramente come Stato vogliamo fare la nostra parte sull'immigrazione, prima di tutto noi dobbiamo fermare il business delle immigrazioni, ONLUS, cooperative che nascono 3 giorni prima. 3 giorni prima che vengano assegnati 50 migranti ad una struttura e prendono i soldi. E poi vedrete come inizieranno ad affrontare il tema delle quote. Io penso che i flussi migratori si possano fermare, basterebbe soltanto smetterla di avere una politica aggressiva nella vendita delle armi o andare a mettere bocca in Siria, nei fatti della Siria, quando invece la Siria oggi
non sarà uno Stato democratico, ma ha un suo capo politico che è Assad, che si è stabilizzato e in grado di stabilizzare quella regione. Soltanto che tutti hanno interessi lì e tutti devono andare a rompere le scatole lì, favorendo poi l'avvento dei terroristi, e con l'avvento dei terroristi le persone scappano. Ma detto questo, quando mettono piede in Italia 100 migranti, noi abbiamo un regolamento folle in Europa che si chiama regolamento Dublino 3, che ci costringe a sobbarcarci di tutti e 100 quelli che sbarcano o arrivano in Italia in altro modo. Beh, bella questa cosa. Noi siamo la frontiera di Schengen, la frontiera dell'Unione Europea, e c'è una regola che dice che dove mette piede l'immigrato nel primo paese, quello ha il dovere di prenderselo in carico. Beh, io credo che in questo momento una norma logica è: ne arrivano 100 in Italia, 97 vanno negli altri paesi europei, 3 restano qui, li identifichiamo subito e capiamo se devono essere rimpatriati o devono avere diritto d'asilo. Si chiama modifica del regolamento di Dublino 3, che avverrà, e vedrete la politica italiana impegnarsi su questa cosa quando avremo sgominato il business. Perché non ve lo devo dire io, ma ve lo dicono le carte di un'inchiesta che si chiama Mafia Capitale, che ha coinvolto Roma un anno fa. Lì c'erano presidenti di cooperative che a Natale si facevano gli auguri di Natale, sperando in un anno con più immigrati, con ancora più immigrati. Perché? Perché più ne arrivavano, più ci lucravano, e piccolo dettaglio, alle elezioni politiche finanziavano la campagna elettorale del Partito Democratico. Uno di questi si chiamava Buzzi ed era seduto alla cena di finanziamento di Matteo Renzi per le europee, quelle in cui si pagava 1.000 euro a testa per sedersi a quella cena. Sono i soldi vostri. Soltanto che vi posso dire una cosa, questo schema, soldi pubblici che entrano in società private, cooperative, associazioni, e con una partita di giro rientrano nei partiti, o sotto forma di soldi o sotto forma di favori, come assumere l'amico dell'amico, mettere a presidente l'amico dell'amico. Questo schema è sempre presente, non vale solo per l'immigrazione, vale per lo scandalo Trivellopoli in Basilicata, vale per gli scandali legati a quelle che sono state le tangenti del passato. È sempre una partita di giro con i vostri soldi. Voi pagate le tasse, entrano in un ente inutile o in un'opera inutile e poi escono sotto forma di riconoscimenti o sotto forma di posti che si regalano. Come si inverte questo meccanismo? Si inverte prima di tutto cominciando a spendere i soldi con buon senso. Dobbiamo capirci, voi prima parlavate di un nuovo ospedale, noi ci dobbiamo chiedere sempre, quando sentiamo parlare di una nuova opera, se si spendono i soldi per fare la nuova opera o si fa la nuova opera per spendere i soldi, perché questo è fondamentale. Per bloccare questo meccanismo basta una legge che imponga a tutte le forze politiche la trasparenza totale di chi li finanzia. Guardate che non ha alcun senso dirci oggi io voto per quello o per quell'altro se non sappiamo chi abbia finanziato questo o quel partito. Se non sappiamo chi li finanzia, non sappiamo chi stiamo votando. Perché? Perché? Semplicemente perché quando c'è un finanziatore, soprattutto se è molto importante, cioè se stiamo parlando di persone che mettono in una campagna elettorale per le politiche 100.000 euro da soli, o aziende che mettono 100-200.000 euro da soli per un partito, è accaduto alle ultime elezioni, quella persona vorrà che il partito gli sia riconoscente. E quando devi essergli riconoscente, devi trovare un modo per fargli avere qualcosa, e gli devi dare un appalto, a volte devi progettare un'opera inutile, a volte devi progettare una manutenzione che non serve a scapito di quella che serve. E allora io, per esempio, ho sempre chiesto al Presidente del Consiglio quali fossero i finanziatori della sua fondazione, la fondazione Open, e lui non ha mai risposto su questo tema. Ma quei pochi finanziatori di cui veniamo a sapere, che conosciamo, sono ad esempio due società che, guarda caso, sono nell'aeroporto di Firenze e hanno ricevuto un finanziamento per l'allargamento della pista da 50 milioni di euro come aeroporto di Firenze, cioè
Questi davano i soldi alla fondazione con cui il Presidente del Consiglio paga la sua campagna elettorale e dall'altra parte il governo sbloccava 50, il governo sempre di quel Presidente del Consiglio, sblocca 50 milioni di euro per una pista che non serviva a allargare, ce lo diceva anche l'Unione Europea, anzi rischiamo una procedura di infrazione. Quando io mi sono chiesto ma perché stanno allargando una pista se tutti gli esperti ci dicono che quella pista non va allargata in questo momento, beh, la risposta è sempre nei soldi, segui i soldi e trovi le risposte politiche alle cose più assurde in questo paese. E noi siamo nati così, pretendendo trasparenza e pretendendo rispetto degli impegni. Quando noi siamo arrivati in Parlamento vi abbiamo detto che ci saremmo tagliati gli stipendi. Lo abbiamo fatto, ma non l'abbiamo fatto per farci belli. Noi non siamo venuti qui a dirvi guardate, noi abbiamo restituito 15 milioni di euro di stipendi in 3 anni e abbiamo fatto partire con quei soldi 2.500 nuove imprese in Italia che danno lavoro a 5.000 italiani. Non voglio l'applauso su questa roba, non lo voglio, perché mi rifiuto, questo non è uno strumento per cambiare il paese così. 15 milioni su 890 miliardi di euro non cambiano il paese. 15 milioni, 2.500 imprese non cambiano il paese, ma noi vi stiamo raccontando un'idea di paese in cui questa idea di paese passa per il taglio degli sprechi e dei soldi che non servono e gli investimenti nei settori che servono, ma per avere credibilità e per venirvelo a dire noi dobbiamo iniziare a farlo prima ancora di andare al governo e prima ancora di fare una legge, e questo noi lo abbiamo fatto una manovra economica, una piccolissima manovra economica con i soldi dei nostri stipendi. E va verso la piccola e media impresa, perché ricordiamoci sempre che se siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa e l'ottava potenza mondiale, nonostante tutto, non lo dobbiamo alle mega industrie, noi lo dobbiamo ai nostri piccoli e medi imprenditori, persone che oggi, nonostante le difficoltà, continuano ad aprire l'azienda ogni giorno, ci stanno fino a sera e pagano gli stipendi prima ai dipendenti e poi si avanza per se stessi. Questo è il tema che noi vogliamo, che abbiamo cercato anche un po' di riabilitare, ma perché? Perché per anni, mentre lucravano tutti quanti politicamente e economicamente sugli immigrati, ci facevano scannare sugli immigrati, mentre lucravano sulla grande industria con gli aiuti di Stato, ci facevano scannare padrone, operaio. E poi ci siamo ritrovati con i sindacati che hanno fatto la fine che hanno fatto, con il partito di centrosinistra che diceva di difendere gli operai che ha appena abolito l'articolo 18 e quello di centrodestra che diceva di proteggere le imprese che ha creato Equitalia. L'hanno creata loro Equitalia. Non lo dimentichiamo, perché se perdiamo la memoria storica dimentichiamo poi, non abbiamo gli strumenti per riuscire a valutare l'attuale situazione politica. E quindi oggi dobbiamo diffidare prima di tutto da tutta questa forma che si è creata intorno alla politica. La chiamano legge sulla buona scuola e invece andate a chiedere a circa 80.000 persone che non sono, che saranno tagliate fuori dalla scuola per sempre a causa di un concorso truffa che c'è in atto in questo momento nella scuola. Doveva essere la buona scuola, ha tagliato la prospettiva a decine di migliaia di insegnanti in questo paese. Lo chiamavano sblocca Italia e invece ha sbloccato le trivelle, perché se voi andate in Basilicata vicino a Tempa Rossa e volete aprire un bed and breakfast, voi dovete fare sempre 100.000 certificazioni a tutte le agenzie del mondo, mentre la Total ne deve fare una e la deve richiedere al Presidente del Consiglio. Per loro sblocca Italia significa questo, non significa sbloccare la possibilità di un cittadino di aprire un'impresa. Allora, io vi invito soltanto a fare questo, a verificare se quello che oggi noi veniamo a mettervi nel programma, a portarvi nel programma elettorale, siamo in grado di portarlo avanti. Se quando diciamo che Equitalia deve scomparire dai comuni, non l'abbiamo già fatta sparire dai comuni dove governiamo. Noi governiamo in 15 comuni, 10 già non hanno più Equitalia, non hanno rinnovato la convenzione con Equitalia, l'hanno cacciata via, perché per noi Equitalia è uno strumento, è uno strumento nelle mani dello Stato che ha causato la chiusura e anche il suicidio di tanti imprenditori e bravi padri di famiglia in questo paese che non avevano i soldi per pagare. Ma non ha alcun senso, se tu non puoi 100 euro allo Stato che devi pagare, ma se non puoi 100 euro non ha alcun senso che dopo 6 mesi ti arriva una cartella di 2.000 euro, non sei in grado di pagarne 100, non sei in grado di pagarne 2.000, con l'unica differenza è che quando ti arriva quella da 2.000 chiudi, basta, ti arrendi allo Stato, uno Stato che non ha al centro la persona nelle sue politiche pubbliche, gli affari,
la lotta ad Equitalia è una lotta a questo modello di Stato, un concetto differente in cui Equitalia scompare e si riscopre di nuovo il valore della cosiddetta riscossione coscienziosa, che significa che io ti devo mettere in grado di pagare perché tu mi devi pagare le tasse, ma ti devo mettere in grado di pagare e non di chiudere e non di fallire. Ma con questo io non mi voglio illudere che tutto il nostro tessuto produttivo nei prossimi anni debba restare così com'è. Signori, è chiaro, il mercato va veloce, è inutile che ci mettiamo in testa che quello che oggi è sul mercato rimarrà sul mercato per 20 anni, è finita quell'epoca là. Il mercato si evolve velocemente, noi il mercato non lo possiamo controllare, però possiamo sicuramente mettere in grado le nostre imprese di affrontarlo. Come? Ci sono due problemi. Se chi faceva il tubo catodico per le televisioni 10 anni fa, nel giro di 10 anni ha visto passare 7 tipi di televisioni. Uno, lo Stato doveva dargli i fondi per convertirsi, non a fondo perduto, perché il fondo perduto è stata la rovina delle imprese italiane. Dobbiamo dare microcredito, come lo diamo noi con i nostri stipendi, credito senza garanzie reali, a tassi bassi, con una banca pubblica che consenta alle imprese di convertirsi, affidare e affrontare le nuove sfide di mercato. E secondo, la formazione del personale. Se tu stavi facendo una cosa 10 anni fa, hai bisogno di nuove tecnologie, hai bisogno anche di nuove competenze del personale. E se una persona perde il posto di lavoro a 55, a 60 anni e per colpa della riforma Fornero deve aspettare altri 10, 7 anni perché ci hanno detto che erano diritti acquisiti ma non valevano per chi doveva andare in pensione, vale solo per i loro vitalizi e vale solo per i loro diritti acquisiti. Beh, allora io quella persona non posso costringere l'imprenditore a tenerla per forza dentro l'azienda, ma io mi devo preoccupare come Stato, quando quello perde il posto di lavoro, di riformarlo lavorativamente, riqualificarlo e reinserirlo. Questo strumento, che esiste in tutti i paesi d'Europa, si chiama reddito di cittadinanza e serve proprio ad evitare che chi perde il posto di lavoro finisca in un angolo, in un vicolo cieco, in cui non sa come formarsi, è disperato, non sa come affrontare le spese familiari e quindi si lascia andare e provoca poi una serie di altre spese sociali in questo paese. Bene, questa è la nostra idea di Stato. Questa idea di Stato noi la stiamo realizzando già adesso, senza aspettare le leggi. Ma se vorremmo veramente cambiare le cose, se veramente, rispetto a tutte le belle cose che io vi ho detto, sono sicuro che voi vi state domandando, vabbè, sono bellissime, ma la mia famiglia non è che se la cava alla grande, quindi ci puoi venire a raccontare tutte le cose più belle del mondo, ma io sto sempre come stavo prima, abbiamo un paese in deflazione in questo momento. E avete ragione, perché senza fare le leggi noi possiamo fare quello che ci riesce per conto nostro senza aspettare la legge. Ma se vogliamo veramente applicare questo modello di Stato allo Stato italiano, mandateci al governo e non ve ne pentirete. Grazie. Ringrazio tantissimo Luigi, uno di noi. 5 anni fa non conoscevate lui, non conoscevate neanche me, adesso lui lo conoscete, me un po' meno, però questo vi dimostra che delle persone oneste, con voglia di volontà, che si vogliono mettere a studiare, riescono ad arrivare. Riusciamo, ci riusciamo, con il vostro aiuto possiamo riuscire. Vai Francesco! Francesco! Vi chiedo l'ultima cosa prima di andar via, abbiamo bisogno del vostro aiuto, c'è la possibilità di firmare una petizione per i trasporti su Vimercate e abbiamo bisogno, cittadini di Vimercate, cittadini di Arcore, se possono mettersi a disposizione per fare i rappresentanti di lista nei seggi, è fondamentale perché quel giorno, il 5 di giugno, dovremo essere attenti. Se qualcuno può darci una mano, lasciate i vostri nomi ai banchetti, vi ringrazio, vincete voi!